Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Questa puntata parliamo di private debt, scenari e prospettive del mercato italiano e ne parliamo con Paolo Mancini, Managing Director Private Debt di Muzinich e con Barbara Ellero, Partner e Responsabile Private Debt di Antilia Capital Partner. Il mercato del private debt è un mercato recentemente nuovo, nel senso che è partito dal 2013 in avanti, però è un mercato che sta crescendo, quindi di questi fondi che investono nel capitale di debito delle piccole e medie imprese. Però vediamo appunto come investono e quali sono gli investitori, quali sono le strategie e come si sta sviluppando in Italia questo mercato. Perfetto. Allora, come dicevamo, il mercato del private debt nasce in Italia nel 2013 con la comparsa delle prime emissioni obbligazionarie. Da allora il mercato è cresciuto, oggi ha raggiunto un valore complessivo che supera i 4,5 miliardi di euro se facciamo riferimento al complesso delle emissioni obbligazionarie di valore fino a 100 milioni di euro. Dunque, è un mercato che ha registrato tassi di crescita ben oltre il 100% su base annua in questi anni e nello specifico stiamo parlando di oltre 450 emissioni e di circa 325 emittenti comparsi sul mercato fino ad oggi. Diciamo che è un mercato che trae origine da una situazione molto particolare, quella legata alla progressiva disintermediazione del mercato creditizio. Quello che stiamo osservando negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 10 anni, è una situazione in cui le banche si trovano a dover fronteggiare una situazione regolamentare sempre più stringente che impone alle stesse una maggiore considerazione delle proprie politiche di allocazione del credito. Diventa particolarmente complesso oggi per una banca erogare credito a medio termine, soprattutto a favore di aziende che appartengono alla categoria cosiddetta non investment grade in termini di valutazione del rischio e quindi del rating. Questo soprattutto in termini di assorbimento del capitale. Di qui naturalmente una progressiva riduzione dell'erogazione del credito da parte delle banche. Questo ha creato un gap, un divario significativo tra offerta di credito e domanda di credito sempre molto significativa in questi anni. Questo divario ha riguardato soprattutto le piccole e medie imprese, imprese non quotate, e ha determinato un'opportunità per operatori di finanza alternativa come Antilia di poter entrare nel mercato. Noi siamo entrati nel mercato nel 2013 quando è nato, e contribuire al riempimento di questo divario di domanda offerta di credito a favore delle imprese. Quindi possiamo dire che c'è stata tutta una spinta europea a creare questo mercato del private debt, ma in Italia com'è che è stato recepito? Beh, innanzitutto certamente... A parte dalle imprese, che naturalmente le piccole e medie imprese, appunto come diceva la dottoressa, hanno avuto una serie di problemi anche nel ricevere finanziamento da parte delle banche con la crisi, però in generale dagli investitori anche istituzionali. Sì, diciamo che innanzitutto certamente è un fenomeno europeo, in alcuni paesi sono molto più avanti, UK chiaramente è molto più avanti, anche perché questo processo, chiamiamolo di disciplina all'interno del sistema bancario, è già partito molti anni prima. Poi invece da un punto di vista di recepimento io vedrei due dimensioni. Innanzitutto c'è chi prende appunto i nostri fondi e chiaramente è stato ben recepito, soprattutto in una fase iniziale, quando si è anche trovato a convivere con un momento, chiamiamolo, di credit crunching, per usare una parola generica. Poi ovvio più in là questo fenomeno è diminuito, ci sono stati apprezzati gli altri valori poi della nostra proposta. E dall'altra parte ovviamente sempre c'è il tema degli investitori nei nostri fondi, quindi gli istituzionali. Anche questo ovviamente abbiamo avuto un interesse per un asset class che comunque era decisamente nuova, ha delle caratteristiche, penso soprattutto al fatto di essere decorrelata dai mercati, per cui esprime molta meno volatilità, e chiaramente offre un'esposizione a un tipo di rischio che finora non si trovava, proprio perché il mercato, quello liquido dei bond, non andava sulle piccole e medie imprese, e quindi c'era un interesse nel trovare un asset decorrelato che offrisse dei buoni rendimenti in termini di pick up verso il mondo, diciamo, dei bond, del credito liquido. E poi, unitamente anche al momento storico, che ha fatto sì che c'è stato un forte interesse, definirei, poi ovviamente era un fenomeno che nasce, quindi le cifre erano relativamente contenute, anche se poi sono cresciute, come ci ha ricordato, in maniera esponenziale.
Quindi investitori istituzionali, quali investitori istituzionali, quelli che sono più attratti da questo strumenti finanziari? Allora, io devo dire che nel nostro caso gli investitori che ci hanno permesso di partire, che quindi per primi hanno creduto al mercato, sono, se vogliamo proprio usare un paradosso, sono state proprio le banche regionali che hanno investito nel nostro fondo fin dall'inizio, sono stati i primi soggetti che hanno capito l'importanza di far partire questo mercato nello sviluppo dello stesso. Questi stessi investitori istituzionali poi hanno investito anche nel nostro terzo fondo che è appena stato lanciato, quindi ci hanno seguito un po' nella nostra strategia di investimento anche nel seguito. Non solo loro, le casse di previdenza hanno seguito, adesso anche alcune assicurazioni stanno investendo. E un ruolo molto importante l'ha svolto in questi anni il Fondo Italiano degli Investimenti, che ha avuto un ruolo istituzionale vero e proprio, è intervenuto proprio con la finalità di lanciare il mercato a cavallo tra 2015 e 2016, sottoscrivendo fondi gestiti da investitori istituzionali in aggiunta ai nostri, il che ha permesso di allargare la platea degli operatori ad un numero che oggi è intorno ai 25, quindi ci sono circa 25 operatori di private debt oggi nel mercato, grazie proprio a questi interventi istituzionali che sono stati necessari nel caso di far partire di partenza di un asset class nuova. Quindi le iniziative sistemiche sono state fondamentali? Sì, decisamente, decisamente, sia appunto come capacità di fornire liquidità a un asset class che doveva essere conosciuta e anche finalizzata a creare un ambiente normativo dove era più facile operare. Sto pensando soprattutto alla legge sul direct lending che ha permesso a investitori della nostra natura anche di fare operazioni di debito diretto, cosa che prima era una prerogativa riservata alle banche, cosa che ha reso anche soprattutto più semplice l'utilizzo dello strumento da parte dell'imprenditore, dell'impresa, proprio perché comunque il poter non dover usare un'obbligazione ha reso in alcuni casi più facile anche la comprensione e l'utilizzo di questo strumento. Per completezza e onestà intellettuale non è mai stato un problema, però chiaramente lo rende più facile, ha reso più facile anche capire che questo era comunque uno strumento supportato, fra virgolette, dal sistema, quindi c'era una volontà politica di portare avanti questo discorso. Anche la Cassa Depositi e Prestiti ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo, per l'avvio del mercato. Certamente, inizialmente in maniera indiretta in quanto principale azionista del Fondo Italiano degli Investimenti. Oggi Cassa Depositi e Prestiti è presente direttamente a supporto dell'asset class con da un lato investimenti diretti in bond emessi da società che appartengono al segmento mid corporate. Investimenti in fondi di debito, di credito cosiddetto diversificato, molto spesso in partnership col Fondo Europeo degli Investimenti e poi si tratta di un soggetto che si è fatto promotore di asset class innovative quali cartolarizzazioni di bond emessi da un gruppo omogeneo di imprese dove Cassa Depositi e Prestiti agisce in qualità di anchor investor nella sottoscrizione delle note rivenienti. Ecco, spieghiamo un po' bene quali sono proprio queste strategie di investimento che vengono seguite e soprattutto anche qual è il rapporto tra i fondi di private debt e le imprese, anche che tipo di imprese vengono cercate. Sì, stavo proprio per dire, infatti, c'è un tema di quantità, se vuole, di offerta, no? Chiaramente può essere, ma c'è anche un tema di qualità. Effettivamente, implicitamente stava dicendo nelle sue parole in introduzione, noi andiamo a riempire uno spazio che è sempre quello che è più difficile per le banche da fare, operazioni che hanno una media scadenza, intendo dire 5-7 anni, e quindi c'è anche un effetto di sostituzione. Tipicamente l'azienda piccola e media italiana si finanzia a breve termine con le banche, che sotto un profilo di asset liability management non è lo strumento, il modo ideale per andare a fare investimenti di lungo periodo, intendo dire aumento di capacità produttiva, crescita esterna. Quindi questo è effettivamente anche un effetto qualità che è uno degli obiettivi, cioè noi offriamo qualcosa che è ben armonizzato nel momento, con la strategia di crescita dell'azienda, sia questa per linee interne, intendo dire nuovi capannoni, nuovi impianti industriali, l'acquisizione di un'azienda. Quindi questo è ciò che noi poi effettivamente facciamo, noi guardiamo di fatto il business plan di un'azienda, cerchiamo di guardare come sarà l'anno prossimo, non l'anno passato, ed è un modo di lavorare che è per definizione differente dalle banche, facciamo molto meno lavoro. In un'ottica un po' di breve periodo anche, no?
Beh, noi di solito, come dico sempre io, finanziamo un business plan, per cui ovviamente ci poniamo in un'ottica che va fra i 5 e i 7 anni. Poi è evidente che tutti quelli che fanno il nostro mestiere sanno che un business plan ha un valore decrescente più in là ci allontaniamo negli anni. Si può prevedere con una buona probabilità ciò che accade fra 6 mesi. Meno bene 12 mesi, arriva dopo 3 anni, molte volte è inerziale. Però chiaramente se la giriamo al contrario, l'impresa deve avere la certezza di avere i fondi per un periodo tale per cui possono rientrare dall'investimento. La cosa peggiore che può accadere a un'azienda è che fa l'investimento oggi e poi fra un anno e mezzo c'è un momento di crisi e il finanziamento a breve termine viene richiamato. Con noi hanno una certezza che ovviamente nel rispetto dei termini contrattuali ne si arriva a quello che dicevo, 5, 6, 7 anni, per cui c'è congruità fra la scelta di investimento che sta facendo l'azienda, cioè il come spende i soldi, e la fonte di finanziamento. Quindi si tratta di fondi che comunque mantengono l'investimento per un periodo abbastanza lungo, anche perché il disinvestimento prima non è così semplice, no? Assolutamente, la strategia dei nostri fondi, la nostra strategia di investimento, così come quella degli altri operatori di private debt, è una strategia cosiddetta buy and hold, quindi noi sottoscriviamo dei bond di durata media intorno ai 6-7 anni, quindi possiamo anche arrivare a punte di 9 anni di durata del bond con l'obiettivo di tenerlo in portafoglio fino a scadenza, il che impone naturalmente un'analisi del rischio creditizio, del merito creditizio dell'azienda estremamente approfondita. Noi dobbiamo percepire correttamente qual è il rischio al quale andiamo incontro e poi ci sarà anche un'attività di monitoraggio dell'azienda, visto poi la durata del bond in portafoglio, quindi non si tratta semplicemente di valutare l'azienda in una prima fase, ma si tratta di mantenere un rapporto con il nostro investito, con l'emittente del bond per tutta la durata del bond, nel corso di un anno e nel continuo. Quindi questa è un po' la complessità e la difficoltà derivante dalla realizzazione di questi investimenti, dove il tipo di investimento che noi facciamo, il tipo di analisi è molto simile a quella di un fondo di private equity, naturalmente, vista la strategia, visto il sottostante. Ecco, molto simile, ma ci sarà una differenza? Beh, la differenza riguarda la natura dello strumento, naturalmente. Noi facciamo debito, il private equity ha un altro obiettivo che è quello di creare upside, maggiore valore nell'investimento che è stato fatto. Nel nostro caso, banalmente, l'obiettivo è quello di recuperare i soldi che abbiamo prestato, quindi l'obiettivo è quello di valutare correttamente il rischio dell'azienda e la capacità della stessa poi di ripagare il debito. Questo è il motivo per cui le aziende nostre target sono aziende, sono società che hanno espresso dei flussi di cassa stabili in passato e plausibilmente saranno in grado di produrre flussi di cassa anche in futuro. Quindi sono aziende che sono in grado di assumersi l'obbligazione di ripagamento di un debito a medio-lungo termine mantenendo delle scadenze prestabilite di restituzione del debito. E queste sono le classiche imprese in fase espansiva, ormai consolidata, che sono poi le imprese target per del debito cosiddetto senior, che un po' rappresenta la strategia di investimento dei nostri fondi. Quindi il rapporto è molto stretto, cioè si lavora proprio anche all'interno dell'impresa, sì. In contatto con il consiglio di amministrazione per vedere la parte strategica, insomma. Sì, il rapporto è strettissimo perché soprattutto, come dicevamo, nella fase iniziale, quella che noi chiamiamo di due diligence, noi facciamo un lavoro approfondito, proprio perché è la migliore e l'unica protezione che abbiamo. Lo strumento è liquido, non potremo mai venderlo. La fonte di rimborso è unica, è quello che l'azienda ci ridarà alla scadenza. Per cui la miglior protezione o l'unica protezione è studiarlo molto bene. Per cui noi entriamo in azienda, discutiamo un business plan, lo capiamo, conosciamo bene il manager e i manager che poi devono deliverare questo business plan e quindi si crea un rapporto, diciamo, molto profondo, nel senso che poi noi veramente cerchiamo di capire cosa c'è dietro i numeri e poi, come dicevamo, c'è anche un tema di monitorare l'investimento. Noi ogni trimestre ci incontriamo, abbiamo un update, per cui viviamo con loro. Alla fin fine loro, la mia percezione è che ci sentono molto più come un partner perché capisce. Poi la verità è che spesso ciò che abbiamo detto 18 mesi prima cambia in corso d'opera e anche questo fa parte del discorso o del valore aggiunto che diamo. Alla fin fine possiamo ricambiare il business plan, riaggiustarlo, vedere cosa sta cambiando nel settore e quindi magari nuovamente cambiare il profilo di ammortamento piuttosto che il profilo di capex, di investimenti che devono fare. Quindi il rapporto è molto stretto. Dico, più o meno quali possono essere le aziende più virtuose da questo punto di vista? Cioè in quali settori le vedete di più e che tipo di dimensioni possono avere?
Allora, noi consideriamo un po' tutti i settori, non abbiamo preclusione nei confronti di un singolo settore. Cerchiamo eccellenze nel singolo settore, quindi aziende che crescono tipicamente sono aziende che esportano. La larga maggioranza delle aziende che abbiamo supportato fino ad oggi ha un fatturato esportato per oltre il 50%. Sono aziende naturalmente innovative, quindi che introducono continuamente nuove linee di prodotto, nuovi processi produttivi, eccetera. Questo rappresenta ovviamente un punto di forza delle stesse. In termini di dimensioni, a noi è capitato di supportare anche aziende relativamente piccole, autentiche piccole e medie imprese, anche fino a 8 milioni di euro di fatturato, per poi supportare anche delle aziende che superano i 500 milioni di euro di fatturato. Quindi non è tanto un tema di dimensione dell'azienda, ma quanto di bontà del business sottostante e di bontà della strategia dell'azienda stessa e di come la stessa si posiziona all'interno del proprio segmento di mercato e quindi sia un vantaggio competitivo difendibile. Quindi un business che ha delle prospettive, quali sono, come le vede queste prospettive nei prossimi anni? Insomma, effettivamente è un mercato che poi può accogliere diversi operatori oppure è un mercato che va verso anche una concentrazione? No, io su quest'ultima domanda no, anzi credo che sia un mercato che continuerà a crescere. Se devo essere sincero, credo che tutti noi abbiamo più il problema di trovare un buon deal piuttosto che quello di farci competizione, per essere chiari. Credo che la circostanza storica del fatto che le banche avranno meno spazio sui loro bilanci per prestare continuerà. E se guardo l'esperienza appunto di altri paesi che ho detto sono più avanti, decisamente questo è già accaduto. E quindi di complemento ci sarà più spazio per quelli che chiamiamo gli alternative lender, se vogliamo usare una parola così generica, di dare un capitale di crescita alle aziende. Poi ovviamente l'equazione è da un lato la domanda, dall'altro l'offerta, per cui bisognerà vedere anche quanto dal lato della raccolta, del fundraising, ci sarà continuerà ad esserci interesse. Io credo che comunque è un asset class che ha un suo merito, in altri mercati è molto più grande e quindi credo che in Italia continuerà a crescere. Credo che continuerà a crescere anche e soprattutto la domanda delle aziende che devono affrontare una forte fase di crescita, perché siamo un paese di piccole e medie aziende, però la scala della piccola e media azienda è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Ad oggi molte imprese con cui parliamo, che magari hanno 25 milioni di fatturato, ci dicono se non arrivo a 50 nei prossimi 4 anni avrò difficoltà a competere, perché il mondo, la globalizzazione sta portando la scala a un livello differente, a un livello più alto. In questo rapporto che si crea con le imprese, quindi c'è anche una spinta alla concentrazione delle imprese che magari state valutando? Assolutamente, lo notiamo di continuo, capita molto spesso di sostenere imprese che poi attuano un processo di successiva acquisizione di altre imprese del settore, quindi diventano sempre più grandi, sono loro il principale elemento aggregatore di altre aziende, così come ci è capitato di supportare imprese molto interessanti dal punto di vista industriale che poi sono state oggetto di acquisizione o che saranno oggetto di acquisizione. Quindi sì, il percorso di concentrazione all'interno dei settori c'è. E devo dire che noi stessi, dando supporto alle aziende, in qualche maniera contribuiamo affinché queste operazioni si concretizzino. Quindi si può dire anche che c'è una spinta attiva verso queste operazioni straordinarie che possono fare le imprese? Beh, diciamo che noi spesso ci confrontiamo con quelli che dico degli imprenditori molto illuminati e anche molto ambiziosi nel senso positivo della parola. E sapere di avere un partner o comunque chi comunque gli può dare del capitale in maniera importante a medio e lungo termine sicuramente fa cambiare la scala delle loro ambizioni, questo sì, decisamente. Capiscono di poter fare qualcosa che prima non pensavano di potersi permettere. Ecco, da un punto di vista innovativo invece questo business verso che cosa si può dirigere? Cioè ci possono essere, non so, delle prospettive anche diverse rispetto quanto si è detto adesso? Beh, diciamo nel nostro ambito noi siamo molto specializzati a questo punto in operazioni di debito specifico, quindi sottoscrizione di bond. Ci sono spinte innovative magari in altri segmenti, quindi nella necessità di finanziare altre parti della struttura finanziaria di un'azienda, ma diciamo quello che noi osserviamo e che il fenomeno che si sta progressivamente manifestando sul mercato è una progressiva specializzazione degli operatori, quindi ciascun operatore deve imparare a fare il proprio mestiere sempre meglio con una specializzazione molto forte su una strategia di investimento specifica. Quindi difficilmente un gestore di fondo di debito puro
può diventare un gestore di fondi di private equity, ad esempio, o di altri strumenti finanziari alternativi complementari allo stesso. Ci sarà la nascita di nuovi operatori, ma comunque con altre specializzazioni e comunque diversi. Quindi questa spinta alla specializzazione la vede anche lei? La specializzazione decisamente paga, anch'io. La nostra casa, per esempio, è una casa che fa solamente credito. Liquido di liquido, ma facciamo solamente credito. Forse l'unica vera altra innovazione che mi viene in mente, ed è più un wishful thinking per dirla tutta, è forse un giorno potremo avere invece che dei fondi chiusi, che quindi hanno una scadenza del permanent capital, magari dei fondi quotati che continuano a investire in maniera rotativa, però questo è un'ambizione della da venire. Benissimo, siamo arrivati al termine della nostra puntata, vi ringrazio tutti di averci seguito anche questa puntata e ringrazio Paolo Mancini, Managing Director Private Debt di Muzinich e Barbara Ellero, Partner Responsabile Private Debt di Antilia Capital Partners. E arrivederci a tutti alla prossima puntata qui sulle Fonti TV.